stava dormendo nella cabina. Tutti siamo tranquilli. Quando ho cominciato l'allarme. È venuto un ragazzo che lavorava sulla nave, mi ha detto dai ragazzi fuori che abbiamo problemi con la nave e in quel momento siamo andati fuori. Cioè. Li hanno portato sulle scialuppe? Prima mi hanno portato sulla ponte di sopra, abbiamo stati lì un paio di tempo, dico 20-30 minuti, non siamo stati tanto tempo. Quando hanno visto che le cose non vanno tanto bene, mi hanno portato sulle scialuppe, mi hanno buttato nel mare. Così siamo salvati quasi tutti. Quelli altri che non sono stati sulla nave, non si sa niente. C'era panico al momento dell'allarme? Qualcuno ce l'aveva la panica, perché non è una cosa che si succede tutti i giorni. Ce l'aveva qualcuno con la panica, però siamo stati bene. I ragazzi sulla nave sono stati bravi, mi hanno portato nel posto giusto dove e la sicurezza, e così siamo qui adesso. Siete dati? Lei ha perso qualcosa durante questo? Tutto che era sul camion, la roba. Ma quella non c'entra niente, la vita è più cara. E senta, lei oggi dove cosa farà? Qual è la prima cosa che farà dopo sceso da questo pullman? E vado a lavoro. Cosa faccio? Ho parlato già con il responsabile dove lavoro, lui mi ha sistemato tutto e vado indietro. Ciao, ciao. Avanti dove siete?